È accaduto 70 anni fa, in un ridente piccolo paese della Puglia, Torre Maggiore, in provincia di Foggia. Il 29 novembre del 1949, l'alba come al solito sta sorgendo, accompagnata da una fresca ed inebriante aria autunnale. Il giorno prima, presso la Camera del Lavoro di San Severo, c'è stata una delle tante manifestazioni di protesta della capitanata, ad opera dei braccianti agricoli in difesa dei propri diritti riguardanti il collocamento, i contratti e la riforma agraria. Anche a Torre Maggiore ci si prepara a manifestare. Sono circa le ore 9:30, quando lo stradino comunale Giuseppe La Medica, come al solito, si prepara per il suo solito giro di cura delle strade. Giuseppe ha 37 anni, è alto ed ha un bell'aspetto, gli occhi profondi ed i capelli corvini. Inizia a percorrere le vie cittadine con il suo passo deciso e con quello sguardo magnetico che ama catturare ogni singolo particolare. Ma la mattina del 29 i suoi occhi sembrano velarsi di un'ombra fioca. Forse qualche presagio o solamente un leggero sprazzo di malinconici pensieri. L'eccidio di Antonio Lavacca e Giuseppe La Medica, avvenuto il 29 novembre del 1949, può essere capito soltanto se facciamo riferimento a quelle che erano le condizioni di vita e di lavoro delle masse bracciantile degli anni del dopoguerra. Il dopoguerra è segnato da una difficile ricostruzione, dal bisogno di dare all'Italia il nuovo volto dell'Italia unitaria e repubblicana, di dare condizioni di vita decente soprattutto alle masse meno abbienti. Il 2 giugno del 1946 rappresenta la pietra miliare della storia della nostra Repubblica. Mentre tiepidi raggi autunnali iniziano a spargersi tra le nubi di un azzurro cielo, Antonio Lavacca, un bracciante di 42 anni di media statura, dopo essere uscito anch'egli di casa di buon'ora ed aver salutato la moglie ed i suoi quattro figli sull'uscio della porta, si avvia diretto verso il terzo vicolo del Codacchio. Un lembo di sole gli accarezza la guancia, come un sussulto d'amore perché si volti ancora una volta per un altro saluto alla sua amatissima moglie e si allontana. Nel tragitto, Antonio incontra un gruppetto di persone che si stanno preparando per andare a manifestare. L'area diventa torbida. I vicoli che ogni mattina sono soliti raccontare il quotidiano si colorano di presagio. In ogni angolo del paese e a ridosso delle strade i braccianti discutono di ciò che è accaduto il giorno prima, il 28 novembre, nella città di San Severo. Questa storia mi è stata raccontata da mio padre. Io avevo un anno quando è successo. E c'era una rivendicazione da parte dei braccianti. La segreteria della Camera del Lavoro di Foggia ha indetto questa manifestazione. Ci sono riuniti
come prima manifestazione il giorno 28 di novembre a San Severo, dove qualche migliaia di persone che hanno partecipato, uomini e donne, a manifestare i loro diritti. A un certo punto intervengono i carabinieri per dissolvere quella manifestazione, ma c'è stata una resistenza da parte dei braccianti, ma non hanno esitato a usare maniere forti verso i manifestanti, i carabinieri, e così si sciolse quella manifestazione. E dopodiché è stato deciso di rifare lo sciopero il giorno dopo a Torre Maggiore, il 29 di novembre del 49. I nostri figli stanno morendo di fame, non c'è più pane! Dobbiamo riprenderci la nostra dignità. Sì, sì, sì. Compagni, dobbiamo essere uniti. Dobbiamo continuare la lotta. Sì, Nicola, dobbiamo continuare con lo sciopero. Sciopero, 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 sciopero. 1949 era un periodo particolare, si usciva da una guerra, c'era miseria, c'era povertà. In particolare il 28 di novembre del 1949, sempre a seguito delle condizioni in cui si versava in quel periodo particolare, ce ne sono state delle manifestazioni sia in capitanate in generale, ma in particolare nella vicina San Severo, in provincia di Foggia, da parte dei braccianti di San Severo per rivendicare il salario minimo. In quell'occasione si ebbero degli scontri con le forze dell'ordine. A seguito di questo increscioso episodio si decise da parte della CGIL di Capitanate di indire uno sciopero generale e in conseguenza di tanto il 29 successivo nella nostra cittadina si decise di indire una riunione nella locale Camera del Lavoro, che si trovava all'epoca in via Sacco e Vanzetti, per illustrare le motivazioni sia dello sciopero sia dei fatti avvenuti a San Severo. Mentre Giuseppe Lamedica ed Antonio Lavacca entrambi percorrono le loro strade, come una fatale coincidenza vengono a trovarsi nel bel mezzo di una via del paese, a tratti più sterrata, dove si salutano cordialmente, in virtù di un'amichevole intesa, specchio di comuni idee politiche, e dialogano con gli animi uniti nella lotta per i diritti dei lavoratori. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno. Come va? Bene, bene. Tu come Mi stai? Mi fa piacere. Abbastanza bene, grazie. Senti, Giuseppe, oggi ti aspetto in piazza per lo sciopero. Va bene, ci vediamo in piazza. Arrivederci. Ciao. In quell'epoca la proprietà terriera era caratterizzata soprattutto dal latifondo, che comportava terre coltivate a bassa intensità lavorativa e soprattutto terre non coltivate. Non coltivate significa braccianti che non potevano portare il pane a casa. Significa grandi masse di lavoratori che non sapevano come arrivare alla sera. Allora, diceva Sandro Pertini, il presidente della Repubblica più amato degli italiani, che dobbiamo ricordare queste pagine della nostra storia perché i vecchi non devono dimenticare, ma i giovani devono sapere da dove arrivano i diritti e le libertà di oggi. Dobbiamo lottare per i nostri diritti. Sciopero. Per il lavoro. Sciopero. Vogliamo sciopero. Lavorare. Non sono soli. Una folla accomunata dal desiderio di manifestare accompagna i loro passi con striscioni di stoffa e di cartone su cui spiccano le scritte per difendere i lavoratori.
Uniti procedono verso la Camera del Lavoro, dinanzi alla quale, verso le ore 11, il segretario Nicola Lamedica, iscritto alla CGIL e militante nel Partito Comunista, inizia la lettura del telegramma pervenuto dalla direzione provinciale. Lì c'è stata anche tanta partecipazione, braccianti, uomini e donne, e il segretario della locale Camera del Lavoro di Torre Maggiore, Nicola Lamedica, lesse il telegramma pervenuto dalla sede provinciale della Camera del Lavoro di Foggia. Intervengono i carabinieri anche a Torre Maggiore in maniera forte, guidato dal maresciallo Cariello e il brigadiere Claro Risi, per sciogliere questa manifestazione. Oggi dobbiamo fare una manifestazione per far valere i nostri diritti. Dobbiamo far valere la nostra dignità. Giusto. Il lavoro ci spetta di diritto. Vero. Ma il maresciallo Cariello, nonostante le rassicurazioni sulla semplice lettura del testo e sul pacifico svolgimento della manifestazione, ordina lo sgombero della piazza. Il maresciallo Cariello in particolare ha ammonito il Nicola Lamedica, invitandolo a sciogliere la manifestazione. Mentre si stava discutendo sulla motivazione, se sciogliere o non sciogliere la manifestazione, Severo, inaspettatamente, proprio come un fulmine a ciel sereno, i morti. Calma! Segretario, dovete sospendere questa manifestazione. Subito! Non è autorizzato! Subito! Io sto leggendo un semplice telegramma! Sospendete subito! Questo l'ho ricevuto dalla Camera del Lavoro di Foggia! Non è autorizzato! Prego! Vi dicono che dobbiamo... No! È caos, è baraonda. La manifestazione diventa più concitata e violenta. Il popolo reagisce lanciando a sua volta dei sassi. Arrivano anche gli agenti della Celere e i carabinieri della vicina San Severo, con alla guida il capitano Mollo. Sparano in aria, ma anche sulla folla. Il cielo si rabbuia. Ci sono colluttazioni, ferimenti. Io ho avuto il piacere e la fortuna di leggere tutti gli atti giudiziari riguardanti sia il primo che il secondo grado. E mi sono fatto una mia idea, anche se poi gli esiti giudiziari portano a tutt'altra conclusione. I fatti raccontati da numerosissimi testimoni presenti, oculari presenti sul posto dell'eccidio, hanno riferito tutti concordamente dalla parte, diciamo, del popolo di Torre Maggiore, dei braccianti di Torre Maggiore, che è Claro Riso, il quale si dice avesse una ruggine con la famiglia Lavacca, in maniera proprio immotivata, da distanza molto molto ravvicinata, senza che ci fosse alcun motivo di allarme o di ordine pubblico, estrasse la pistola, la sua pistola di ordinanza, e sparò da distanza ravvicinata nemmeno da 2 metri al volto della Lavacca. Scelva, non ti vergogni! Vai lontano, donna! Ma non ti vergogni di mettere le mani addosso a una donna! È
un attimo. Un'arma che cancella una vita. Per sempre. Il povero Lavacca giace ormai a terra con il capo trafitto da un foro di malvagia crudeltà. La folla scappa, ma lei è lì. La cognata di Antonio bagna con le sue lacrime la nuda terra. È disperata accanto a lui. Se oggi le condizioni dei braccianti sono migliorate grazie alle tutele conquistate da quelle lotte e da quei morti, lo dobbiamo proprio alle lotte di quegli anni. Allora davvero c'era difficoltà a mettere il piatto a tavola. Allora davvero la grande disoccupazione faceva la fame delle masse contadine. Le forze dell'ordine iniziano a sparare colpi in aria. Una baraonda tragica si profila all'orizzonte. Feriti che giacciono a terra con corpi bagnati da miriadi di stille amare di pioggia. Il brigadiere non esitò di dare una mitragliata sulla folla, colpendo a distanza Giuseppe l'America all'addome, che cadì a terra, non in fin di vita ma sanguinante, e corse una signora, Teresa De Sandis, per aiutarlo, ma sudava, perdeva sangue, e con la manica del cappotto lo asciugò il sudore. Da lì viene fuori che anche la Teresa De Sandis scappò, in quanto le forze dell'ordine usavano sempre quelle maniere forti per disciogliere la manifestazione, e così è finita tragicamente questa manifestazione a Torre Maggiore, con feriti e 38 arresti, di cui anche 10 donne. Il destino va compiendo il suo infausto corso. Nel mezzo del piazzale antistante, nel tentativo di aiutare un ragazzo colpito da un proiettile vagante, si trova Giuseppe la medica. In occasione oggi del 70° anniversario dell'uccisione di Lavacca e l'America, dobbiamo constatare che non c'è stato, si sono succediti governi di centro, di destra, di centro-sinistra, di sinistra, ma per lo Stato sono stati coloro che hanno rappresentato, coloro che li hanno ammazzati, sono stati assolti, per cui non si capisce ancora perché sono morti. E credo che da queste manifestazioni promosse con tanto forza e con tanto coraggio dall'amministrazione comunale di Torre Maggiore, un appello a che ci sia un atto ufficiale che riabiliti la memoria non solo di Lavacca e la Medica, ma dei braccianti di Melissa, dei braccianti di Lentella, dei braccianti di Montescaglioso, ci sia veramente riconosciuto a gente che sono morti
per i diritti dei lavoratori. Morti ingiustamente, uccisi da una polizia di Stato di allora, che non è quella di oggi, figli di lavoratori e la polizia democratica che conosciamo, ma erano pagati per difendere i latifondisti, ci deve essere un riconoscimento ufficiale. E con questo appello dobbiamo rafforzare l'impegno di tutti quanti. Viene ferito brutalmente e gravemente. Tenta di rialzarsi, ma non riesce. I suoi grandi occhi neri, memori di quel velo mattutino, si adombrano di infinita sofferenza. Si accascia. Un abbracciante agricola si precipita per soccorrerlo e cerca di asciugare la sua fronte con la manica del cappotto, ma inutilmente. Giuseppe, la medica, va incontro alla sua morte con un triste sospiro. È una giovane vita che si spegne. Lo scenario è devastante. La nuda terra si colora di sangue e di lacrime, ed il cielo piange. Tutto in poco tempo è degenerato. Il volto di quella lotta per i diritti cede il passo alla disperazione. L'eccidio si è compiuto. Chiedo scusa, signor Presidente. Ieri, 29 novembre 1949, a Torre Maggiore, a due passi da dove sono nato io, tre italiani sono morti. La medica Giuseppe, la vacca Antonio, Faenza Giuseppina, una donna di 60 anni che aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro. Volti anonimi di contadini, quegli uomini e quelle donne appartengono alla mia classe, alla mia gente. Sono uomini che si perdono in questa massa di disperati che nei secoli lottano per conquistare un diritto e vivere onestamente lavorando. Quella donna io la conosco. Conosco le privazioni patite da lei, i sacrifici, le lacrime segrete per dare un pezzo di pane ai propri figli. Quella donna potrebbe essere mia madre. Eppure alla loro richiesta di lavoro e pane, il governo ha risposto con il piombo, come ha fatto a Melissa, a Cremona, a Forlì, a Terni. Ci sono stati 23 morti. Vergogna, onorevole Scelba. Vergogna, presidente De Gasperi. Vergogna.